Samuele, a proposito di tifo Granata, volevi fare una Sì, no, domanda? direi che la domanda si inserisce perfettamente in quello che abbiamo detto Carlo un secondo fa. Io volevo chiederti perché i tifosi del Toro sono autolesionisti. Cioè, ti spiego, ci sono già delle difficoltà e sono abbastanza evidenti, cioè siamo in sofferenza da un po' di anni. Io mi chiedo perché solo a Torino e di continuo escono voci pronte a destabilizzare l'ambiente. E queste voci escono chiaramente dall'ambiente del Toro, perché non ci credo che le altre squadre mettano voci contro il Toro in questo momento. Mi viene per esempio la clamorosa intervista di De Silvestri fatta dal giornalista di Bologna Tortelli, che è già una cosa fa ridere, in cui accusava l'ambiente Toro e Caio di qualsiasi malefatta. Mi chiedo perché, io capisco l'odio per Caio, ma perché i tifosi del Toro arrivano a mettere queste voci in questo periodo storico? Mi chiedo, per quale motivo? Te lo chiedo a te, Non ragazzi. è una cosa, ecco, il fatto è, ragazzi, che non è una cosa di oggi. Il problema è che questa cosa si ripete da sempre. Guardatevi l'elenco dei presidenti che si sono succeduti alla guida del Torino dopo la morte del grande Torino, dopo Ferruccio Novo. Andate a fare un excursus per andare a leggere e a studiare le vicissitudini granata del dopo Superga. È Tutti sempre passati stata dalla Casa Reale. una rincorsa in salita, ragazzi, tremendamente in salita. Tant'è che nulla e nessuno alzò un dito per dare una mano al Torino in anni difficilissimi, fino a lasciarlo e a portarlo alla prima Serie B vergognosa della storia nel 59, talmone sulla maglia. Una retrocessione dovuta a una situazione per cui il Torino non ce la faceva, insomma, ma quasi a pagarne lo scotto perché qualcuno, quando morì il grande Torino, disse: non ce la farete mai più a tornare quello che eravate. Facciamo una squadra sola. Le vedove dei giocatori, che allora erano ragazze giovanissime, e anche rivolgendosi al presidente Ferruccio Novo, dissero: perché no? Purché la chiamiamo Torino in onore della città e che giochino con la maglia granata in onore dei ragazzi morti a Superga, dei nostri mariti, dei nostri fratelli. E quel qualcuno disse: beh, i soldi li metto ancora io, quindi si chiamerà Juventus Torino e continuerà a giocare con le maglie a strisce, insomma. Tant'è che c'è la frase storica sui libri dove c'è scritto: non si preoccupi, il Toro vivrà anche senza di lei. Ci tireremo sulle maniche come il nostro grande capitano Valentino Mazzola e faremo da noi. Ecco, il Torino in quel momento fu abbandonato dalla sua città. Il Torino è sempre stato quella parte dell'ingranaggio che non funzionava bene, che dava fastidio, che andava messo da parte, che non doveva distogliere l'attenzione da altro, perché era troppo forte l'immagine storica della squadra del grande Torino. Era troppo pesante su questa città, pesava molto dal punto di vista mediatico già allora. E quindi capite, quando ci furono i funerali del grande Torino a Torino, quando c'erano all'incirca 800.000, 1 milione di persone che sfilavano, contemporaneamente sfilavano in silenzio anche nelle altre città, 80.000 persone a Palermo, a Bologna, a Roma, a Milano. La grandiosità di una squadra che rappresentava l'Italia intera, aver perso la guerra, in cui tutti gli italiani si riconoscevano per la sua grandiosità, perché era l'unica cosa che vinceva dopo aver perso una guerra maledetta. E il Torino è una cosa talmente grandiosa che pesa ancora oggi. E se noi ne parliamo, non è perché siamo vecchi e pensiamo solo al passato. Questo è l'errore fatale che commettono oggi i tifosi del Toro. Il Torino vale tanto oro quanto pesa ancora oggi nella storia, perché è determinante per l'oggi quel grande Torino. Bisogna farsene una ragione. E questo ha sempre dato fastidio. E ancora oggi, per venire alla tua domanda, ti ribadisco che c'è sempre qualcosa che viene messo per mettere un bastone in mezzo alle ruote, per far sì che il Torino non torni ad essere grande, perché avrebbe troppo appeal anche fuori dei confini. E ricordo che era l'unica squadra che volava a
a quei tempi richiesta all'estero per delle amichevoli, tant'è che purtroppo volò a Lisbona. E non crediate che oggi è tanto diverso. Riassumete e riavvolgete il nastro di 15 anni, ragazzi, anzi di 16, dell'ultima stagione prima del fallimento, e fatevi mille e una domande. Ponetevele queste domande: come siamo arrivati a quel fallimento? Ci fu un solo unico errore da chi volle quel fallimento. Il tempo, l'anno sbagliato, l'anno delle Olimpiadi. Badate bene che se non c'erano le Olimpiadi, a quest'ora tifavamo Taurinense ancora nelle serie inferiori. Con tanto onore e orgoglio lo stesso, ma eravamo laggiù, perché noi non avremmo fatto la stessa risalita che hanno potuto fare Napoli e Lazio. Noi siamo a Torino. E con questo non voglio nascondere gli errori dell'attuale presidente, come tanti mi tacciono a volte, che svio il problema. Non dobbiamo continuare a tenere gli occhi foderati di prosciutto davanti a un sistema che, se poteva, ci faceva fuori già 15 anni fa. Tant'è, e chiudo, che io non ho visto la coda di grandi proprietari di chissà quali cose arrivare a Fiumi a mettersi in coda per comprare il grande Torino. Il signor Chiamparino si trovò di fronte ai benedetti lodisti che ci salvarono dalla serie inferiore tenendoci in B grazie al lodo, avendo la società Campo Civile Grande Torino. Ma ricordatevi che sopraggiunse un solo nomignolo, che si chiamava Giovannone, che, se ancora qualcuno non lo sa, era una testa di legno del signor Lotito. E qui, esatto, fecero carte false la città per non avere uno come Lotito alla guida del Torino, capito? E arrivò Urbano Cairo, ma questa è un'altra storia. Ma ditemi e fatemi l'elenco dei nomi a zero costo, un club di Serie A con un marchio storico riconosciuto nel mondo, quanti personaggi si avvicinarono per comprarlo? E poi a susseguirsi le dirette stampa di personaggi strani, Ciucciariello, Ciucariello, come si chiamava, Proto, Tesoro, eccetera, tutti architettati da Cairo, si dice, no? Ma se qui non si vuole vedere la realtà dei fatti di una città che ha permesso un fallimento per una cifra misera per il calcio, veramente misera, e io non posso qui dire delle cose che conosco perché metterei nei guai delle persone molto importanti che ricevettero le telefonate nelle rispettive banche di chiudere i rubinetti quando due banche erano pronte a erogare il debito. Ragazzi, non mi fate addentrare qua perché ritornerei a pagare. Grazie, Carlo. Ecco perché va difeso spada tratta al Torino sempre, sempre, sempre. Poi giudichiamo Luca. Il campo, va male, ha giocato male, fa schifo. No. Carlo, a proposito dei soprusi che comunque abbiamo sempre subito, Vittore aveva per te una domanda importante che riguarda il Philadelphia. Vai, Vittore. Sì, Carlo, in realtà poi gli argomenti dell'arco della serata sono tre, ma mi allaccio a quello che tu hai detto poco fa senza citare, perché sta cosa qua io non so se mi deve, è anni che rosico e mi arrabbio, quindi non so se ti darà più brividi e emozioni o più rabbia, però questa cosa molto spesso alle persone alle quali ho cercato di dirla, anche giornalisti eccetera, hanno, giornalisti di tutto sport eccetera, hanno, no, non sì, era tutto sport, vabbè. Comunque no, vabbè, non nominiamo le testate, forse nominiamo, infatti mi è scappata, ma non nominiamo, il discorso è uno solo: il Philadelphia venne abbattuto con lo scopo di ricostruirlo. Peccato che una legge dello Stato, se non sbaglio la legge Tognoli, hai già capito dove voglio arrivare, non permetta di riedificare laddove viene abbattuto un qualche cosa, una casa, un garage, uno stadio. Quindi per tenere un Philadelphia e giocarci dentro avremmo dovuto prendere le rovine, cinturarle, ristrutturare non abbattendo le vecchie strutture, e quello stadio da 10.000 posti, 5.000 posti, 15.000 posti avrebbe potuto essere tranquillamente omologato per la Serie A. Venne abbattuto perché era pericoloso, facciamo un salto in avanti di parecchi anni, per continuare a essere presi in giro, arriva Ciminelli e dice: a noi non serve un comunale, a noi non serve un Delle Alpi,
noi ci prendiamo il Philadelphia da 15.000 posti, lo riedificheremo e faremo lo stadio del Torino. Anche lì una grandissima bufala, perché questa cosa non si sarebbe mai potuta fare. Quindi riassunto della cosa, secondo me ciò che hai raccontato tu non inizia con Ciminelli e con le banche che non erano i fondi, no, ma è tutto dal Philadelphia per poter cominciare a radere al suolo la struttura di Torino, radere al suolo il campo di Valentino Mazzola, cominciare a farci supermercati, cancellare la memoria storica di Torino e poi continuare col resto, tutto ovviamente pianificato, studiato e organizzato per mettere, lo dico apposta perché dal dopo Novo tutti i presidenti del Torino hanno dovuto passare prima dalla Real Casa per avere il riconoscimento di poter fare il presidente del Torino, ma lo so, è veramente, mi rendo conto che chi non sa non può capire che cosa prova nella sua storia un tifoso del Toro. Quindi per arrivare poi ad avere un presidente juventino che porta poi il Torino al fallimento. Tra l'altro, ironia della sorte, ci pensavo oggi, noi il Torino Calcio, il Torino nasce da un presidente della Juve che esce in polemica dalla Juventus per fondare il Torino. Il Torino muore con un presidente juventino che lo manda al fallimento. O no? Torniamo a quello che ho detto prima, è sconsolante dover ammettere le porcherie che sono state fatte, perpetuate ai danni del Torino, a partire dalle sue radici che sono poi la casa, Philadelphia. E vergognosamente chiuso su commissione da Calleri, e poi da lì si sono succedute una serie di cose con non voglio fare nomi perché io ho già avuto discussioni parecchio pesanti con il personaggio che si occupò di vendere i mattoni, di fare ragazzi, veramente è aberrante tutto ciò che è stato, diciamo, negli anni perpetuato ai danni del Torino, a partire dalla sua casa, dalle sue fondamenta. E quando vuoi demolire una famiglia, prima parti dalla casa, dal suo tetto. E allora, davanti a queste cose, davanti a un sistema, davanti ai soprusi, davanti ai lutti, davanti, questo non ha fatto altro che far legare la sua gente in un modo viscerale a questa maglia. E forse proprio per questo legame così viscerale che siamo così, come dire, critici, siamo così perennemente scontenti, siamo così sempre, vediamo il male ovunque, in tutti gli angoli, vengono tutti qua per farci del male, vengono tutti qua per prenderci in giro, vengono tutti qua per fare i propri interessi, vengono tutti qua per fare il gioco degli altri. E viviamo così maledettamente male questa storia in questi termini, ed è per quello che io vorrei distaccarmi, invece vorrei che le nuove generazioni si distaccassero da questi concetti e distinguessero il Torino da un presidente o di turno. Cioè il Torino, io non ho mai tifato per Pianelli quando Torino vinceva anche lo scudetto, io ho sempre tifato il Torino ed ero grato a Pianelli per quello che faceva, certo, ci mancherebbe, ma io ho sempre tifato il Torino, è una grande distinzione. Io non ho mai tifato per un presidente e io difendo a spada tratta la storia, i colori, e in qualunque forma, in qualunque momento, a prescindere che si possa scendere in B o meno. Poi mi incazzo quando perde malamente e tutto quello che volete, avete mille e una ragioni di protestare, di contestare, di non essere soddisfatti, ma badate bene che qui non lascia passare a nessuno. Non l'hanno dato a Tanzi quando Tanzi non era quello che poi venne arrestato di recente o finito male, ma quando era il Tanzi grande della Parmalat. Qua non entri. Al casello vicino a Torino, l'ultimo, gli fecero la telefonata di girare, uscire, di tornare indietro da settimo, e tornò a casa sua quando venne per comprare il Torino. Guardate che ce ne sono a decine da raccontare. A noi non serve il Delle Alpi, certo, gli dissero che doveva fare così e così fece, tant'è che lo presero talmente in mezzo quell'uomo
che io ho contestato tantissimo, ma poi ho scoperto cose che era più vittima che carnefice, che alla fine lui gli portarono via anche l'azienda per un euro simbolico. E quindi pensate, il Torino dentro il calderone, ci siamo liberati anche di quello. Non sarebbe finita una gara delle Olimpiadi pulita se il Toro fosse fallito. Si erano già formate fior di squadre che andrebbero date a disturbare tutti gli eventi sportivi. Lo sapevano bene in comune, lo sapevano molto bene, tant'è che si affannarono a cercarne uno molto velocemente. Questa è una chicca, però, Carlo. No, ferma. No, questa è una chicca perché non mi fate parlare troppo, perché poi no, però mi permetti, onestamente è ignorante su questa Luca, cosa. Luca, permettimi una cosa, perché io con voglio dire, pensa solo a questo, tu lo sai, scusami se ti ho interrotto. L'Abresso faceva tirare su le palizzate intorno al fila durante le Olimpiadi affinché i giornalisti non vedessero lo scempio. Noi di notte andavamo a buttarle giù e loro di giorno le tiravano su. C'è su YouTube quell'intervista di quel giornalista inglese che racconta la vergogna di questa città che ha fatto quello, no? Quindi questa è una testimonianza, ce l'avete davanti agli occhi, andatela a vedere. Vado a vederla. No, io voglio dire una cosa, ne approfitto stasera perché non avrò tanto presto la possibilità di riparlare di Toro con Carlo in questa maniera. Riniziamo, Carlo. Io voglio dire onore al suo amore per questo colore, perché non è facile dire quello che dice, non dire quello che non può dire. No. È vero che io voglio spiegarla meglio, nessuno ha colpe. Io parlai un giorno con una persona con anni fa, parliamo di 15-16 anni fa, con un giornalista. Un attimo solo, perché ho dovuto mettere in carica il telefono. Sì, e quindi parlai con una persona spiegandogli il mio punto di vista su questa situazione dello stadio Philadelphia. E si parlò e ci fu una sorta di vicinanza di idee su quello che era capitato al Philadelphia, però ho notato che al di là di tutto nessuna testata in generale ha mai voluto andare ad approfondire il tema del perché il Torino, nonostante i problemi finanziari eccetera, nei lontani anni 90 perse il suo stadio Philadelphia, che era comunque un monumento storico, che mentre lo stadio comunale non lo puoi toccare, salvo una legge di pochi giorni fa, sottoposto al vincolo delle belle arti, no, non si poteva toccare fino a qualche giorno fa, il Philadelphia sia stato possibile raderlo al suolo, cioè piccole cose che non tornano. E quindi, avendo le possibilità di parlare con qualcuno, andammo ad affrontare questi argomenti, ma poi si perse, come dire, e io ripeto che da parte della stampa c'è una responsabilità, stampa in generale, poi tra l'altro Tutto Sport è un giornale che ha cavalcato molto le battaglie del Toro, quindi tutto sommato ringraziamo anche loro, ma il discorso è che nessuna testata giornalistica, televisiva, stampata eccetera, di carta stampata eccetera, è mai andata ad approfondire questo tema. Quindi io voglio ringraziare lo so, ma è per quello che io ti ringrazio, Carlo. Poi spero che appena riapriranno i bar avremo modo di andarci a prendere un caffè e parlare molto di queste cose. Perché il pensare a come ci stavano facendo finire è davvero, a parte scandaloso, ma è doloroso.